C'è un incontro molto particolare, molto emozionante, molto bello con un ragazzo che si chiama Federico Leone Bonifati. Allora, per molti anni, insomma, questa particolare disabilità motoria ha tenuto nascoste queste sue meravigliose doti di scrittura, questa sua vocazione per la poesia. Ciao Federico. Poi, dopo le restrizioni del Covid, ha ripreso a scrivere e ci ha regalato dei testi. Quindi ha pubblicato Ho il teatro nel cuore e La vita è un fanciullo che gioca. E adesso c'è un'uscita di alcune poesie e delle pagine di una piccola antologia. Ciao, buongiorno. Io vorrei che mi raccontate un po' questa esperienza, perché è una grandissima emozione avervi qua. E quindi le lascio la parola. Io non ho la mascherina, ma sono tamponata tranquilla. Ah, perfetto. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, non mi aspettavo di dover presentare il mio figlio, Federico Bonifati. Facciamo un altro applauso. Vai. Lui è soprattutto un grande poeta, ha cominciato a scrivere poesie alle medie, grazie all'insegnante di sostegno che lo seguiva. E lui è nato nella scuola come poeta, e dall'incontro con il suo professore di filosofia, Giacomo Camuri, che è qua presente. Ha cominciato a scrivere, ha cominciato poi con la sua produzione poetica. Lui si è aperto al mondo della poesia dopo una grande depressione. È stato un periodo molto difficile per lui, di cui lui ogni tanto parla nella sua produzione poetica. E grazie a questo insegnante che gli ha detto: Federico, tu vuoi fare la rivoluzione, ma la puoi fare con la penna in mano, lui ha scoperto che aveva una strada, che aveva tante cose da dire. E lascio la parola a Marco Pepe, che Buongiorno, conosce Federico da buongiorno, benvenuto, prego. sempre. Va bene, grazie mille. Noi siamo qua vicino a Federico, io gli passo il microfono, prego. Grazie. Ho nascosto il mio modo di essere per un sacco di tempo e mi sono finto felice per non far soffrire. Ora posso lasciarmi passare sopra la vita senza dovermi mentire e aspettarmi da lei quello che mi riserva, tra lacrime di disperazione e abbracci di gentilezza, ma vivendola nella assoluta verità. Segnato da profonde ferite, ma sconfitto solo al di fuori del mio essere io. È feroce lottare da dentro e gridare parole che gli altri non possono udire. Mi ha fatto ancora più male del vedere il mio stesso io camminarmi di dietro, spingendo in avanti la sedia che mi conteneva. Ci ho provato a gridargli di andarsene via, ma il mio urlo silente non era abbastanza per farlo spostare. Ora amo anche solo il profumo che indossa il suo essere vivo. È una gioia anche per me. Cambia tutto nel corso degli anni che crescono intorno e ci fanno volare i pensieri. Ho raggiunto traguardi, vissuto avventure, amato e sofferto. Ma ho avuto coraggio e mi sono sognato la vita ogni istante, deciso a cambiare le carte con tutto me stesso. Ora sono partito, da solo, con la sedia che spinge in là un insieme di sogni e pensieri. Ho il teatro nel cuore e la mano che continua a parlare. Mi ritrovo a pensarmi com'ero.
e mi scopro fratello di tanti, che tra musiche e canti, fuochi veri e poesie, mi faranno danzare il domani. Devo proprio scappare e lasciare la terra che mi ha voluto creare. È doloroso portare paura nella valigia, insieme al mio album di fotografie e ai ricordi piegati più volte per non occupare tanto spazio. Meno male che a partire con me c'è tanta altra gente che cammina sui vetri già rotti di questa città. I saluti a chi resta sono farfalle leggere, agitate nel vento, sono parole che in gola hanno il gusto della malinconia che domani mi aspetta. Salgo sopra una nave per andarmene via e mi getto nel nero del mare che le onde fanno sollevare. Confondo i miei sogni in burrasca col dolore che anche lui, arrabbiato, mi sta mostrando. Ho freddo e mi sento annegare, derubato dei pezzi di vita scelti in valigia come compagni di viaggio ed amici per ricominciare. Non posso lasciarmi strappare la vita così e mi appendo ad un pezzo di terra allungato per compassione dal paese che mi vuole abbracciare. Non è ancora finita la guerra, però. Nell'abbraccio che pensavo accogliente, la gente ha nel cuore la rabbia che opprime, come nel punto amaro di mondo che ho appena lasciato. Le ferite mi fanno più male del sale su un taglio, quando smetto di dire che posso lottare e mi arrendo. Devo pensare al bambino che ho dentro e ai bambini che hanno l'innocenza nel cuore. Devo a loro una parte di mondo che accarezzi la loro dolcezza. Anche un albero spoglio fuori stagione ricomincia a sognare e si veste di gioia nell'abbraccio di un canto sommesso di Ninna Nanna e di una danza che, solo nella pace sentita, mostra al mondo i suoi passi felici. Grazie. Un'ultima poesia, poi chiamerei il professor Camuri che ha curato l'edizione dei libri e ce ne può spiegare la genesi e, diciamo, attualmente le possibilità di distribuzione. Ho gridato a Dio che mi aveva percosso troppo, che non mi meritavo il dolore assoluto di una vita in prigione di movimento e di parole. L'ho fatto partecipare alla mia croce, l'ho messo di fronte alla mia strada per il Calvario, mi ha steso una mano dalla sua croce, si è liberato da un chiodo e dalla mia croce la mia mano ha mosso le prime parole pronunciate col legno di una matita. Io lo inviterei volentieri qui a parlare di questi volumi. Anche perché io ho ben poco da aggiungere, sono meravigliose, è meravigliosa la sua presenza e quindi aspetti che la raggiungi qua. Ah, perfetto. Ebbene, io sono il professore di Federico. Ecco qua. Ecco, io ho incontrato Federico sui banchi del liceo.
in un liceo delle scienze sociali a Lodi. E così, quando ho intuito che in questo ragazzo vi era una potenza poetica, non ho potuto far altro che sostenerlo, quindi invitarlo a scrivere, seguirlo in questo suo lavoro di produzione. Poi io avevo con una amica, collega, Giannetta Musitelli, avevo creato un laboratorio di teatro a metà degli anni Ottanta, quando a Lodi era stato creato il teatro comunale, un laboratorio che aveva coinvolto negli anni scuole d'infanzia, scuole elementari, medie, superiori, ragazzi diversamente abili, rifugiati, detenuti, e quindi ad un certo punto questo laboratorio è diventato la casa di Federico e quindi abbiamo cominciato un doppio cammino in classe e in laboratorio. Questa è la ragione per cui ad un certo punto ho ritenuto che fosse arrivato il tempo di raccogliere le sue cose e di pubblicarle. Diciamo c'è una doppia via di Federico, chiamiamola, una via privata ed è quella che lo porta a scrivere ad esempio la poesia bellissima che è stata letta. Ma poi c'è anche una via pubblica, perché altrimenti non si comprenderebbe quell'affermazione io ho il teatro nel cuore. Perché ad un certo punto Federico ha cominciato a scrivere per il teatro. Noi abbiamo, tra le molte cose che facciamo, la rassegna di teatro delle scuole, abbiamo anche momenti di teatro di piazza. Per esempio, l'11 dicembre faremo un'azione teatrale dedicata a Gino Strada, per il quale io nel 2006 avevo messo in scena Pappagalli Verdi. E quindi Federico partecipa. C'è sempre un momento dello spettacolo in cui la sua voce prende forma, naturalmente nella voce di Marco Pepe, un attore amico che collabora con noi dal 2010. E così si va avanti. Adesso sto curando una piccola antologia con alcune poesie anche di Federico. E quindi io ringrazio Francesco Caprini che mi aveva coinvolto in questa avventura 2 o 3 anni fa. Allora avevamo accompagnato i ragazzi del CDD, il melograno di San Colombano all'Ambro. E poi a settembre Francesco mi ha telefonato e mi ha detto: ma allora che fai? E allora mi è venuto in mente il nostro poeta Federico Leone Bonifazi, per il quale io mi sono e continuo a sentirmi impegnato, perché credo che la scrittura, la poesia sia davvero non solo la sua vocazione, ma anche il suo futuro. Tutto qua.